7 con sinistra 4 più 20, tornate destro. Sterrati insidiosi e curve da imboccare a 100 all'ora. 100 piloti si sono affrontati nella seconda tappa della 29esima edizione del Rally Adriatico e Sara, a bordo della sua Renault Clio Rally 5, è la più giovane di tutti. Ma l'emozione è tanta, anche perché per me è la prima volta che corro su terra, quindi c'è un po' di ansietta. Abbiamo fatto un test pre-gara ed è andato molto bene, abbiamo fatto anche lo shakedown per cercare di fare quanti più chilometri possibili prima della gara. Qual è il livello di difficoltà secondo voi? Ma le prove sono abbastanza difficili anche perché sono molto veloci, quindi prendi tanta velocità e arrivi in curva davvero con tanti chilometri orari, quindi il percorso è abbastanza insidioso. Non solo giovani, ma anche veterani che da anni si cimentano nella loro passione e si divertono ancora a mettersi in gioco. Io ne ho fatte tante, però un po' di timore, un po' di pensieri ci sono sempre. Da quanti anni è che gareggia? Dal 79 che corro. Prima come navigatore e poi da 20 anni circa come pilota. Aspettative per la gara di oggi? Di divertirmi tanto. Alla mia età campione del mondo non divento più. Paolo Andreucci e Rudy Briani, pilota e copilota, vincono a bordo della loro Skoda Fabia Rally 2. Per il pilota lucchese e il navigatore mantovano, già campioni in carica, un risultato che permette loro di allungare in classifica.